messo la luce, l'ho messo la luce. La macchina fotografica, già la macchina fotografica. Appicciamo la macchina fotografica. Guardo! Tischi, ehi, da gioco! Oh! Ma dico, non è cinese. Ma perché non lo appicciamo? Accenditi! Accenditi! Aspetta, fammi soffrire un po' qua dentro. Che capica. Allora, visto che, come avete visto, mi ha già scudato il carte pilo, mo devo un attimo scendere a comprare pile. Quindi, nel frattempo, visto che qualcosa va già lasciato, perché sennò io sta quizza a cominciare qua e mi scuccio, vi lascio la sigla. Quindi, 3, 2, 1, SUBE! Because your body is pure adrenaline and I'm so high on you, baby. I'm on the edge, I'm falling apart because your body. Adrenaline and I'm so high on you, baby. I'm on the edge, I'm falling apart. Ciao a tutti! Ragazzi, scusatevi per l'inconveniente della macchina fotografica, sapete che sono testa di minchia, cioè ormai avete imparato un po' a conoscermi e vi siete resi conto di quanta posso essere scemo. Allora, in questo video non tratterò temi, diciamo, che tratto spesso, cioè non tratterò temi comuni più o meno a tutti, come per esempio è capitato con la storia delle stare, che sono cose che abbiamo visto tutti, oppure col video sull'amore, o con il video sui ricordi di quando eravamo bambini e di quando lavoravamo. Capito? Non mi dite che non avete capito, perché mi arrabbio, stacco tutto e non faccio più video. Nel video di oggi parlerò di una cosa più tipica delle mie parti. Come tutti sanno, io vengo da un quartiere della provincia di Napoli che è Barra. A Barra è arrivata ormai tanti e tanti anni fa una festa che non nasce nel mio quartiere, nasce nel comune di Nola, che è un altro paesino nel napoletano, che è la festa dei gigli. Vi prego, non mi facete battute con Fanet One. Ma è la festa dei fiori! No, capimbrello, non è la festa dei fiori. A voi rifanno nonni poter di dire che la festa dei gigli è la festa dei fiori? Assolutamente no. Nasce da quella tradizione. Perché? Da dove nasce questa festa? Questa festa, come ho appena detto, è nata a Nola per commemorare il santo patrono della città di Nola, San Paolino, che, come vorreste, dovreste ben sapere, o non so se nella mia testa è così, ma ricordo una strunzata e sto dicendo una strunzata, però da quello che ricordo io e da quello che so, San Paolino, protettore appunto di Nola, è ritratto con un con un fiore, che è appunto il giglio. Guarda un po' che combinazione, in fondo quando dici di strunzare, un poco di ragione ce l'avete. Che cos'è questo giglio? Questo giglio è un obelisco costruito totalmente in legno che è alto circa 25 metri. La tradizione vuole che in quello che è chiamata vallata dei gigli, questo giglio venga alzato, che significa che questo obelisco di legno viene appunto, come ho detto, alzato da un gruppo di persone chiamate paranze, che con l'utilizzo della spalla utilizzano altri pezzi di legno costruiti al di sotto del giglio, che vengono chiamati in gergo tecnico barre e barratiere, e che appunto alzano questo giglio. Allora, detto così, voi mi state dicendo questo si sta drogando. Vi faccio un piccolo video così vi rendete conto. Quindi video. Allora, queste immagini dovrebbero... Queste immagini dovrebbero... E bafamuk! Dovrebbero farvi capire meglio che cos'è più o meno un giglio. Allora, nella festa cosa succede? Più squadre di gigli chiamati comitati, tra virgolette, gareggiano. Nel senso che ci sono delle cose tecniche che non vi voglio stare a spiegare, voglio come la girata, l'alzata. Per capire dovreste venire a vederle. Detta così non si capisce manco Cicero, quindi non ve le dico e vi lascio nel dubbio. Massimo era su Wikipedia, tanto c'è un sacco di notizie risalenti alla festa dei gigli. E vi posso assicurare che l'attaccamento a questi comitati
è veramente l'attaccamento come per una squadra di calcio. Cioè, chi è patito di questa festa tifa proprio il proprio comitato e tiene qua tutto a posto, insomma. Cioè, è tradizione, è cultura. A me la cosa che fa veramente paura, e giuro guaglio, io ho avuto paura in questi anni in cui ho visto la festa di Gigli, delle donne. A parte che io ho paura delle donne a prescindere, perché femmine a me mi fanno paura, però più che altro la trasformazione che vedevo nel loro animo. Cioè, magari esteticamente erano anche donne, ma quando vedevo scene, e qui stacca musica, non voglio musica, di donne tifare impossessate dal diavolo e dal demonio, io in quel momento avrei voluto solo una cosa: sparire, perché veramente ci ho avuto paura, e buscà. E vi posso assicurare che mi è capitato poche volte nella vita di avere questa paura. Quindi donne giganti, ok? Una cosa voglio dire. Allora, dovete cercare di ricordarvi ogni tanto, non dica assai, ogni tanto, che siete in primis donne, no travestite. Cioè, ma il fatto è che se le vedete tutti i giorni, sono ragazze normalissime, magari parlano pure italiano, cosa che su Sigera a barra non si vede molto spesso. No che voglio ricordare il mio quartiere, però è così. Ah, perché giustamente non vi ho detto una cosa: questa festa dei Gigli, nata appunto a Nola, è stata esportata in tanti altri paesini o paesi della provincia napoletana, come a Barra, dove appunto vivo io, e si svolge l'ultima domenica di settembre, quindi in pratica tra qualche giorno, a Brusciano, che si svolge, se non erro, la fine di agosto, e anche a Crispano, Casavatore e tanti altri luoghi. Quindi insomma una festa abbastanza vissuta anche in altre parti di Napoli. E a Barra, devo dire la verità, organizzerà bene. Perché questo? Perché Barra è un piccolo quartiere che, su sincero, in primis non frequento, no perché non voglio frequentare, cioè sono cresciuto, ho tanti amici qua, perché comunque voglio dire ci vivo, però non tendo a frequentare Barra. E come me, tanti altri ragazzi e ragazze non la frequentano. Quindi io, in pratica, ci sono persone che vivono Beveren e rimbetta a me, che vedo una volta all'anno a festa di Gigli. Quindi questo è un altro bel motivo della festa, perché viene un po' di muino, viene un po' di casino, viene un po' di gente, se pare malamente. Gigli Bobo! Altra caratteristica di chi è patito per questa festa è sicuramente legata ai facchini, che sono chiamati così tutte le persone che fanno parte appunto della paranza e si occupano in prima persona dell'alzata del Giglio, che, visto il peso comunque viene portato sulla spalla, tendono a creare su, appunto in questa zona, un grumo di sangue che li porta a un gergo tecnico chiamato Uscartiel Rugiglio. È una sorta di gobba, non è una gobba, è un grumo di sangue. E io questo vorrei dire, giustamente è una cosa che si vede esteticamente, e non avete idea quando mi dà fastidio quando a mare c'è un gigante, un facchino appunto, e vede che la gente guarda terrorizzare. Ho visto una scena una volta, ero con un mio zio a mare, non me la dimenticherò mai, sta scena, era piccirillo. Questo mio zio, appunto alzatore di Giglio, facchino di paranza, ha appunto questo grumo di sangue. La signora guarda e si mette a piangere: Giovino, ma che malattia tenete? L'aulirvonio non è nessuna malattia, è un semplice grumo di sangue che può essere tranquillamente rimosso tramite intervento. Però non lo fanno, perché è un aiuto per alzare, per sentire, ormai è come una sorta di callo, quindi fa meno male alzare il giglio, visto che comunque non è una cosa leggera, guardi, penso che avete visto. Insomma, queste sono un po' più o meno le caratteristiche di quello che è la mia festa. E beh, volevo dircelo perché molte persone che amano questa festa mi hanno fatto, sapendo che è una festa che piace anche a me, visto che sono di Barra e la vena, infatti molte persone mi hanno visto per Barra. Io purtroppo, e qua richiedo lo stacco della musica, mi sono ritrovato a vedere Emanuele Vanacore, anche lui a Barra. E vi posso assicurare che è una cosa che non vorrei mai più rivedere. No, per qualcosa. Perché qua, visto che non c'è nessuna donzella da salvare, perché come vi ho detto prima, le donne diventano uomini, te ne puoi tranquillamente. Quindi, detto queste cose qui, mi è fatto piacere parlarne, mi ha fatto piacere essere una sorta di diffusore di questo messaggio. E ora voglio, come al solito, chiudere seriamente. Questa festa non gode di buona stima, non gode di belle cose che si dicono, anche per avvenimenti che non voglio raccontare, perché io non faccio giornalista, io faccio video e sono cose che a me non riguardano parlare. Però bene o male sono tutti, soprattutto nel mio quartiere. A me questa cosa fa tanto male, perché è l'ennesima discriminazione verso una qualcosa che è una fede, voglio dire, una tradizione, una cultura centenaria. Quindi non avete idea quanto può far male a me, che la vivo in prima persona, perché la vedo sentire dire tante cose brutte sul riguardo.
guardo, a me fa male. Come fa male a chi più di me è veramente patito e veramente ci mette il cuore. Io a proposito, qualche anno fa ho conosciuto un ragazzo, non vi faccio il nome per correttezza, questo ragazzo è un ragazzo nolano. Io, come ben sapete, ho la passione della scrittura, lui questa passione non ce l'ha. Però nonostante mi scrisse questa lettera, la scrisse a mano, guagliù, era in dialetto, quindi io l'ho tradotta proprio per far sì che anche chi non è napoletano possa comprendere queste parole. Ve la leggo. Però prima che io legga dovete sapere un'altra cosa su di me. Quando leggo porto gli occhiali e vi posso assicurare che una cosa che sto per fare ora, e non la faccio mai, cerco, no perché di scrivere chi porti il lente, per amore di, però è una cosa che a me non piace vedermi con gli occhiali. Ritenetevi fortunati perché veramente non la faccio mai. Tu perché ci stai dicendo questa cosa? No, perché era giusto che la sappiate, guagliù, che guardate per voi cosa faccio. Quindi adesso io prendo gli occhiali e vi leggo questa lettera. Non so neanche io perché ho scritto queste cose. Non mi piace scrivere e non sono neanche bravo a farlo. Però mi piace tanto questa festa, che è la festa di Gigli. Anzi, ma che mi piace, io la amo proprio. Ricordo ancora di quando ero piccolo. Mio padre la domenica della festa mi portava con sé, e quelle musiche, quel clima che si respirava, vedere quella folla di persone. Qualcuno addirittura piangeva. Sembrava di essere allo stadio e ogni alzata sembrava un gol. Però questa festa non è mai stata apprezzata. È stata criticata. Per chi non la conosce, è uno dei punti negativi di questa città. E già, perché si sa, Napoli è solo munnezze, camorra e brutta gente. Se mio nonno potesse vedere lo schifo che stanno buttando su questa festa. Già, mio nonno. Lo diceva sempre mio padre, e lo dice ancora. Se io sono patito, lui era proprio malato, perché questi colossi di legno, alti 25 metri, sono davvero una malattia. Parlavo di discriminazioni, la solita storia del nord e sud. No, in questo caso non è così. Forse al nord non sanno neanche di cosa si tratta. Sapete, la gente del Vomero, di Posillipo, di Via Chiaia, è di quelle zone chiamate nobili, tra virgolette. Beh, per loro siamo cuozzi, tamarri, ignoranti, gente da non frequentare. Io non pretendo molto, non vi chiedo di capire la nostra passione e il nostro amore verso questa festa. Non vi chiedo di venire a Nola, Barra, Brusciano e in tutti quei comuni in cui viene svolta la cosiddetta ballata dei Gigli. Ma vi chiedo una cosa, rispetto, per chi crede a questa magia chiamata festa dei Gigli. E rispetto per tutti noi, che un qualcosa crediamo e ci crederemo sempre. Beh, io credo che non ci sia altro da commentare da questa lettera, penso che si sia già detto tutto. E purtroppo torniamo sempre lì, che le cose vengono dette senza saperle. Non ci riuscimmo a criticare una cosa senza prima averla vista. È più forte in uio, cioè niente, capace. Vi chiedo appunto, come ha detto questo ragazzo, rispetto, ma non solo per la festa dei Gigli, ma per qualsiasi altra cosa ognuno crede. Non criticate sempre, non stare sempre a puntare il dito. Puntare il dito non serve a nulla. Cerchiamo di essere più solidali e di parlare meno, guagliù, e di cercare di viverle le cose, di capirle e di entrare nel profondo. Detto questo, il video è teoricamente terminato. Però c'è un'altra cosa che voglio farvi vedere, è un mio ringraziamento. Un gruppo di ragazzi che seguono i miei video mi hanno fatto una bellissima sorpresa, che è un video appunto, perché giustamente... giusto per rimanere in tema, il mio modo per ringraziarli è quello di condividerlo. Vi dico solo una cosa, l'ho scritto in uno stato: voi siete il mio raggio di sole in una giornata di tempesta. Ciao e guardate questo video, guagliù. Ok, basta tutti scimità, non è il caso di continuare. Ci siamo, quasi pronti per il primo video ufficiale del canale Super Adrenalina. By the river, and it made me complete. Oh, sympathy.
I'm getting tired and I need somewhere to begin.